Buongiorno a tutti, faccio questo video per tenere aggiornati chi ci sta seguendo e vuole seguire poi la nostra precova, dando delle lucidazioni su quello che andremo a fare la prossima settimana. Chi la sta già attuando in questa settimana, stiamo facendo praticamente una pastonata a base di aglio, peperoncino e il pastoncino lusso. Il video è disponibile, lo potete vedere. Dopo questa settimana di depurazione dell'organismo, quindi con aglio e peperoncino, che hanno soprattutto un potere antibiotico e disintossicante anche a livello epatico, passeremo a fare una settimana di somministrazione del tè di corteccia, o meglio la nostra corteccia, che ormai hanno in tanti, quindi chi ci segue, tanti di quelli che ci seguono hanno anche i nostri prodotti, quindi chi ha la nostra corteccia di salice può utilizzare quella, la può utilizzare quindi nella settimana prossima, dandola per 7 giorni consecutivi. Se ne può preparare una parte e conservarla in frigo 3 giorni e poi un'altra parte, e quindi prepararla solamente 2 volte. Vi ricordo che la corteccia di salice la potete trovare in erboristeria, oppure se la volete ve la posso spedire io. Io la prendo dalla Germania, me la mando un caro amico, costa 12,50 euro mezzo chilo, e con mezzo chilo si possono fare praticamente, si utilizza 20 grammi per chilogrammo per litro di acqua, e quindi si possono preparare 25 litri di decotto. Quindi vi basta per un po' di tempo, perché non va somministrata sempre. Noi faremo questa settimana, poi la somministreremo saltuariamente, a volte la metteremo il tè nelle pastonate, quindi andremo a fare questa settimana di ulteriore depurazione dell'organismo in vista poi degli esami clinici che andremo a fare subito dopo l'epifania. La corteccia di salice ha un forte potere anticoccidico, disintossicante, e riesce a togliere le scorie e quindi a depurare l'organismo. Chi non ha la corteccia di salice e non le vuole acquistare, durante questa settimana potrà utilizzare un disintossicante del commercio, di quelli che vendono tipo detox, insomma ce ne sono tantissimi, basta che fate una ricerca sui disintossicanti. Noi preferiamo ovviamente, come sempre, utilizzare prodotti naturali. La corteccia di salice altro che non è che è proprio legno, quindi è la corteccia della pianta che viene messa 20 grammi in un litro di acqua bollente, appena è fredda si somministra, quindi una cosa molto molto naturale. Ve la consiglio soprattutto a chi ha cardellini, a chi ha indigeni, a chi ha cardinalini e a chi ha soggetti delicati. Quindi vi faremo vedere poi il video sulla preparazione di questo tè di corteccia, e passeremo durante quindi la prossima settimana a somministrarla insieme ad altri piccoli accorgimenti. Infatti incominceremo a mettere i maschi da soli nelle gabbie da cova, vi spiegheremo insomma tutte le procedure da effettuare. Grazie a tutti e buona giornata come sempre dal team di Dodò.